Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Ricominciamo con The Evil Within e riprendiamo da questo nuovo capitolo. Siamo appena passati da quel passaggio attraverso la libreria. Vediamo un po' se qui possiamo prendere i disegni, no? E, insomma, ne abbiamo viste già un po' di tutti i colori, adesso buttiamoci ancora qui. Ordine ed uccise Ruben. Vai. Ruben? Voleva dire Rubik? I numeri non contano. Hanno raccolto ciò che hanno seminato e sono stati immolati per uno scopo superiore, per le mie ricerche. Qui non si tratta di ricerca. Le cose che hai fatto a quelle persone, scritte sui giornali, quelle trappole, quei vermi, quei microbi. Posso farne quello che voglio. Non si tratta di ricerca. Qui si tratta di perfezione. Ma è orribile. Questo è il mio scopo. Va bene, quindi abbiamo capito che è una mente disturbata, Ruben. Nota dal seminterrato della casa. Mi hanno tolto i miei bambini. Perché? È per qualcosa che ha fatto? Non era il figlio perfetto, ma è stato l'incendio. Ha rovinato tutto, ha distrutto tutto. I bambini sono cambiati, e anche Ernesto. Diceva che si sarebbe preso cura di loro, che sarebbero stati al sicuro. Ma ora dice che non ci sono più. Come può essere? Una madre ha il diritto di sapere. Sento ancora la voce del mio bambino, la sua risata. La sento in cantina, ma non può essere. Una madre ha bisogno dei suoi figli. Vediamo un po', qui non c'era altro. Sì, siamo un po' a corto di munizioni, probabilmente di là si va avanti. Torniamo un attimo da Tatiana. Tatiana. Capita quando passi da uno specchio incrinato, eh? Comunque, dai. Non ci buttiamo giù. Chi è il tizio qui accanto? Vai, apri. Vuoi scoprire chi è il tizio qui accanto? Dai. Accontentiamo Sebastian. Tu hai idea del perché questo mondo è così? Cosa? Chi sei? L'odio. L'odio. L'odio di Ruvik. Lo consuma. Ne vuole uscire. Vuole la sua vendetta. Rivuole quello che crede il mondo gli abbia portato via. Non che possa ottenerlo. Non che possa effettivamente riaverlo. Questo mondo esiste finché esiste lui. Ha sentito qualcosa? Caspita, che tempismo, Tatiana. Sì. Torna a farti le unghie, va, Tatiana. Che intanto... Magari possiamo passare dal retrobottega. C'erano ancora delle munizioni per pistola da raccogliere. Direi che ci servono come il pane. Dunque... Qui cosa abbiamo? Abbiamo ancora una chiave. Prima raccogliamo, ecco, le ultime munizioni. Carica. E decidiamo un po' cosa apriamo. Magari torniamo da questo lato. L'ultimo, dai. Ecco, l'arpione. Perfetto, quello che abbiamo già. Vabbè, ci tornerà sicuramente utile. Probabilmente possiamo anche aumentare un pochino di caratteristiche perché abbiamo raccolto parecchia melma nell'ultimo capitolo. Quindi vai a tutta forza. Undicimila cinquecento punti.
E ormai possiamo farne solo una. Recupero da siringa. Non sarebbe male. Io aumenterei però la barra vitale per ora. Perfetto. Così almeno ci ha rigenerato anche la vita. E allora via. Salve Tatiana. Andiamo. Sì, anche la barra dello scatto non sarebbe male aumentare perché... Sebastian ha il fiato cortissimo. Vai. Ok. E si va avanti. Verso un nuovo incubo. Sì, con questi rotelloni non credo che preparassero della pasta. Wow. Olè, finalmente. Cos'è tutto questo casino? Oh, belli fili esplosivi. Sì. E noi ci passiamo sotto. Va bene. Vediamo prima cosa c'è di qua, permesso. Poi. Sono scattate delle trappole. Prendi, prendi. Melma, melma. Benissimo. Ancora questi. Ok, con la pistola siamo a posto. Fucile, massimo 4 colpi. No. Ah, grande. Un'altra chiave. Ottimo, ottimo. Se riusciamo torniamo anche indietro per quel proiettile, ma vediamo prima dove ci porta questo corridoio. Bisogna stare attenti più che altro alle trappole. Abbiamo un bivio. Vediamo prima cosa c'è qua dietro. Mi scusi, scusi, non volevo disturbare. Allora andiamo di qua. Ecco. Stiamo facendo svegliare un po' di gente. Ok. Si è chiusa la porta dietro di noi. E va bene, allora... Ops. Facciamo... Oh cazzo. Oh merda, che cazzo è? Wow, tieni la testa bassa. Da una parte mi ha salvato l'esplosione, perché... sì, non perdiamo la testa. Bruttissima battuta, però. Bene. Ci verrà un po' di mal di schiena, ma... è meglio non alzarsi, no? Possiamo recuperare forse la torcia, ci sarà più utile. Vediamo un po'. Sì. Così possiamo spegnere la luce. Passiamo di qua, belli sereni. Qui possiamo alzarci, credo, sì. No. Che cavolo è successo? Ma ancora? Giù. Uè. Chi è? Ma chi è che ci ha visto? Oh oh. Non lo vedo. Vabbè, passiamo oltre perché sarà nell'altra stanza.
Prendiamo qui la bottiglia. Sì, siamo estremamente minacciosi così. Qui forse siamo al sicuro. Ah, andiamo su. Magari riusciamo a vedere chi è che ci sta sparando addosso. Luce a questo punto. Ah, c'è qualcuno di là. Ci sta cercando. Vediamo un po'. Eccoli. Wow. Dai, so che mi hai visto, dai, vieni qua. Ma è armato questo. Ah, quello ha la pistola però. Carica. Ok. Abbiamo finito. Sì, senza testa non si dovrebbe rialzare, dai. No, siamo a posto, siamo pieni. Tolto un sacco di vita comunque. E ce n'è ancora uno che ci sta cercando. Siamo proprio pieni? Sì. Allora. Cosa abbiamo? Kit di batterie. Questa grossa batteria portatile serve ad avere energia anche in caso di emergenza. E direi che farà il caso nostro. Non so perché, ma ho questa impressione qui. Va bene, forse qui abbiamo finito. E torniamo nell'altra stanza, spegniamo la luce. Devo capire dov'è quell'altro. Ecco, ci ha visto subito. Dov'è però? Oh! Maledetti! Stiamo qua, va? Mi costringi pure a curarmi. Giù, 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 giù. Giù. Preso. E dov'è l'altro che ci cerca? Ah, qui abbiamo ancora un po' di munizioni. Ma sì, torniamo con la bottiglia in mano, eh? Probabilmente... Wow, 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 wow. Vai. Proviamo a tornare giù. Adesso possiamo prenderli? No. Ah no, perché erano... E probabilmente la batteria che abbiamo trovato ci servirà qua sotto da mettere in qualche marchingegno. Uè, 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 uè. Chi è? Oh, salve. Dai. Ma...
Stai lì. Vabbè, incendiamolo, va. Così almeno. Proviamo a passare di qua adesso. Sempre bassi bassi. No, però di qua... Ah, dobbiamo scavalcare, ehi! Vai, adesso! Giù! Qui è meglio non passare, però... Guardalo! E guarda! Stai lì, stai lì! Ok! C'è almeno un mostro allerta che... C'è almeno uno. Prendi. Prendiamoci prima la ricompensa qui, la melma. Possiamo passare di qua, sì. Vediamo se sono qua dentro. Dove è andato? Aspettiamo, aspettiamo. Ah, eccolo, eccolo. Vai. Attacco alle spalle furtivo. Ok. Ce n'è ancora un altro. Quanti cavolo sono? Chi è? Bene. Sono riuscito a non sprecare i colpi. Ma si è risvegliato lo stesso di prima. Cioè, mi ha ridotto in fin di vita. Wow. Stai lì. Adesso sono pure armati questi, eh. Vabbè. Non dovrebbero essercene più altri. Spero nel recupero di salute. Almeno fino al livello di guardia. Prendiamo anche questi pezzi. Per un pelo. Ormai possiamo accendere la luce, dai. Così. Mentre ci facciamo una passeggiata, Sebastian dovrebbe recuperare un po' di vita. Vai, mettiamo la batteria. Vediamo che cosa sta succedendo. Perfetto. Non è che esce un mostro gigante di là, no? Meglio prepararsi però la balestra, non so perché. Ho questa strana sensazione. Tengo questi dardi perché tanto ce ne sono altri due da recuperare di qua. Qui è meglio non passare. Valutiamo bene la situazione. Dai, prima che si scarichi la batteria. E ci siamo. Ok, non possiamo più tornare indietro a prendere i dardi. Chi è? Chi è? Forse di qua. No, chiuso.
Di là possiamo scendere, di qua. Scendiamo dopo. Vediamo prima che cosa c'è di qua. Ok. Perfetto. Frammento di mappa. Torniamo con la pistola però. Poi al massimo passeremo a qualcosa di un po' più potente. Vediamo solo se c'è qualcosa sui cadaveri, ma non credo. Possiamo solo incendiarli, ma lasciamoli stare. Ma che? Uè, torna su. Chi è? Chi è stato? Oh, bella. Si risveglieranno tutti? Ah, qua. No, siamo più che a posto. Benissimo. Cerini, siamo a posto. No. Ai ai ai. Siamo finiti nella zona di manutenzione lame. Vai. Quella è una bella leva da tirare. Prima andiamo di qua però. Ok. Spegniamo un attimo la luce. Dov'è che se ne sono andati? Ma l'ho visto di qua uno. Ora già nell'altra stanza. Ah no, eccolo, eccolo. Eh no, basta sprecare munizioni adesso, eh. Vediamo un po'. Vai di là, vai di là. Aia, mi ha visto l'altro. Stai lì. Ops. A secco. Merda. Merda. To. E non brucia pure quello. Spegniamo. Andiamo di qua, va. Ok, stiamo giù. Belli bassi. Allora. Ok. Non dobbiamo nemmeno accendere la luce perché sennò ci notano subito. Lì, lasciamolo stare. Recuperiamo questo. Giù. No, chi è che mi ha visto? Merda.
Dai. No. Ma che cavolo. Diamogli fuoco piano piano. Giù. Allora, zona sicura. Accendiamo di nuovo la luce. No! Facciamo cavolate. Wow. Ok. Bene. Questa stanza è stata bonificata. Lì c'è un esplosivo. Solo 200 mi hai lasciato, che cavolo. Prendiamoci la bottiglia che non si sa mai. Allora, andiamo con ordine. Di qua non c'è niente. E di là possiamo forse disinnescare tutta sta roba. Sì. Ok, altri pezzi. Solo uno, peccato. Ah sì, questa era la prima stanza, girato di qua. Nei scatoloni troveremo sicuramente qualcosa di utile. Va bene. Di qua si passava, ok, di sotto. Di qua secondo me si va avanti. Wow. Che cavolo è? Eccola. Ah no, sono a secco. Mi spiace, amico. Ah no, c'era ancora la melma. Ehi, cosa faccio? Lascio tutta sta melma qua. E qui c'è qualcosa di utilissimo. Un'altra batteria. Benissimo. Adesso possiamo andare nell'altra stanza. Bottiglia. Cosa c'è di là? Va bene. Vai, vai. Peccato che siano pochi. No, accendi la luce. Siano pochi punti melma che raccogliamo, però. Qui non si apre niente. E va bene, allora usciamo di qua. C'è un'atmosfera sempre più... sempre più fumosa. Non so. Proviamo ad andare via di qua, così. Piano piano. Ok. Bisogna guardarsi anche sulla testa, che non ci siano lame pronte a cadere. Wow. Chi è? Chi è? Siamo così.